gli orecchini, anche questi si rifanno a questo anello, sono abbinati a questo e sono così. Praticamente questi si mettono davanti, mettete questo, poi dietro all'orecchio attaccate quest'altro, in modo comunque che il lobo dell'orecchio rimane tra i due pezzi. Allora, questi l'unica cosa che hanno, anche questi hanno l'effetto invecchiato e quindi sono un po' scuri e un pochino l'orecchio lo macchiano qui nel buco. Però insomma con un pochino d'acqua va via e non succede nulla. Il pezzo forte, che però un po' mi ha deluso invece, è questa collana, che è bella. Qui ha la catenella per poterla fare anche più lunga. Allora, questa collana è bella, l'ho presa color argento, effetto invecchiato, però allora, se la portate sopra ad un indumento bianco ve lo macchia. Io infatti l'ho portata con un abitino che era scollato col bordo qui bianco e era tutto nero. Vabbè, lavandolo poi parte, però insomma macchia. E poi un difetto grande di questa collana è che, cioè, più di così non si non, cioè, questa è la lunghezza, diciamo, più corta e comunque è lunga. Nel senso che per farla vedere, allora, o tipo d'inverno, magari con un lupetto si può portare tranquillamente, ma in estate, se non si portano cose comunque scollate un bel po', la collana non rende. E questo secondo me è un po' una pecca di questo gioiello, perché lo dovevano fare più corto, secondo me, perché almeno sarebbe dovuto arrivare qui. Ecco, così sarebbe giusto. Comunque l'ho portata tanto e la continuerò a portare perché fa effetto, è bella. E allora, questi sono tutti i gioielli che ho preso. Non ho preso una collana con una semplice catenella e come ciondolo c'è questa spada, la spada Cesare con il bracciale. Non l'ho presa semplicemente perché questa spada da sola sembra una croce. E io con i simboli sacri non ci vado molto d'accordo e quindi non mi piace. E poi non ho preso una coroncina che si mette qui sulla fronte, che poi è anche bella, insomma, grande, perché non saprei proprio come utilizzarla, non porto queste cose. Per il resto, i pezzi della prima collezione sono questi. Vi faccio quindi poi alla fine, ecco, il video con tutte le foto. E fateci un salto sul sito che vi ho detto io, di cui poi vi scrivo anche nell'info box tutte le indicazioni, perché oltre alla collezione di Michelle Phan trovate anche le collezioni di gioielli di tante altre star famose. Ultimamente ho visto anche la collezione di gioielli dell'attrice che fa Rosalie in Twilight, e devo dire che non è brutta anche quella di collezione. Ho visto c'è quella di Kim Kardashian, ce ne sono diverse, per cui fateci un salto e ricordate che l'unica pecca sono le spese, quelle sì, sono tante, però per il resto insomma mi sono trovata bene e sicuramente comprerò anche la prossima collezione. Per cui spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia utile, vi abbia incuriosite. E fatemi sapere. Ciao! For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. The spot is
had you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And the sexy hair. I'll shake, shake my thing. I'll make the world want you. Tell your boys you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, but me and you are meant to be. You're a sexy girl. I'm a nice girl, don't you know? Let's start.